Estate 1991. Sono passati 22 anni da quando questa piccola cittadina sul confine serbo-croato fu letteralmente distrutta dai combattimenti tra l'Armata Popolare Jugoslava e la Guardia Nazionale Croata. Per quasi 3 mesi la città rimase sotto assedio. A centinaia si contarono i morti, molti dei quali civili. Da allora, però, molte cose sono cambiate. Primo luglio 2013. La Croazia è il 28esimo membro dell'Unione Europea. Durante la notte Zagabria ha festeggiato questo traguardo, allontanando, almeno per il momento, i ricordi della guerra. La Repubblica Croata è il secondo paese della ex Jugoslavia ad entrare a far parte dell'Unione. Dalla fine del conflitto balcanico sono passati 18 anni. Io mi ricordo quanto lottavamo allora per il riconoscimento della Croazia, perché l'aggressione, l'azione di Vukovar è venuta proprio un paio di mesi dopo la proclamazione dell'indipendenza. E purtroppo qui abbiamo dovuto difenderci da soli, e la sola prospettiva per far chiamare anche le truppe dell'ONU per la pace era proprio di conseguire questo riconoscimento internazionale, dunque il riconoscimento della Croazia come Stato sovrano. L'abbiamo fatto appena nel gennaio del 1992, e questo ci ha portato direttamente all'intervento allora delle truppe per la pace, dei caschi blu delle Nazioni Unite. Il 25 giugno 1991 la Croazia dichiarò la propria indipendenza a seguito di un referendum popolare. 2 mesi dopo, Vukovar venne attaccata dalle truppe serbe. Nell'agosto del 1995, grazie all'operazione Tempesta, la Croazia riconquistò i territori che le erano stati sottratti dalla Serbia e con la firma degli accordi di Dayton voltò definitivamente pagina. Nel 2003 il governo avanzò la richiesta di adesione all'Unione Europea. Nel 2012 una consultazione popolare avallò l'adesione con quasi il 70% dei consensi. Infine, nel 2013, la Croazia è entrata ufficialmente a far parte dell'Unione. Entrare nell'Unione Europea vuol dire far parte di tutti questi popoli e di tutti questi cittadini che hanno aderito al programma europeo, ci crea una situazione di sicurezza, ci permette di entrare nel mercato europeo e ci permette anche di affermare pienamente la nostra identità e le nostre capacità nell'ambito di questa comunità supranazionale. Esiste comunque una, dal punto di vista sociale, un aspetto conservatore dell'opinione pubblica croata, e che comunque si è fatto delle domande su che cosa effettivamente cambierà con l'ingresso nell'Unione Europea, al di là del fatto di avere l'immediato e percepibile vantaggio della liberalizzazione, la mancanza di frontiere, soprattutto con la Slovenia e quindi andando verso l'Europa occidentale. Dall'altra parte invece c'è chi si fa domande su, per esempio, sugli aspetti più economici, sull'import e l'export. Per esempio, la Croazia faceva parte dell'accordo di libero scambio interno tra i paesi dei Balcani occidentali, che è sempre regolato dall'Unione Europea. Uscendo da questo accordo di libero scambio, il SEFTA, così si chiama, ovviamente cambiano i rapporti tra i paesi confinanti. E proprio il rapporto coi paesi confinanti è uno degli aspetti centrali dell'adesione croata all'Unione Europea. Serbia, Montenegro e Macedonia sono candidati ufficiali all'adesione, mentre Albania, Bosnia e Kosovo sono lo stato di potenziali candidati. L'allargamento verso i Balcani occidentali potrebbe giovare al processo di pacificazione della zona, sotterrando una volta per tutte l'astio che da più di 20 anni percorre questa regione dell'Europa orientale. E sebbene i rancori tra Croazia e Serbia siano ancora all'ordine del giorno, la prima si è da sempre dichiarata favorevole all'adesione degli altri paesi della ex Jugoslavia. Per noi il proseguimento dell'allargamento è molto importante, specialmente verso i Balcani occidentali, perché è illogico che ci sia un buco nero in questa costruzione dell'Europa unita. E poi
sapendo quello che abbiamo noi passato durante questo processo di negoziato con l'Unione Europea, quando l'Unione Europea ha agito come catalizzatore delle nostre riforme, possiamo naturalmente presumere che anche queste società, la Repubblica Serba, la Bosnia Erzegovina, l'Albania, il Montenegro, avranno da lavorarci molto sulle proprie riforme proprio per integrarsi pienamente nell'Unione Europea. Questo è un fattore positivo, un fattore che stimola le riforme e naturalmente il miglior funzionamento di queste società. Dal punto di vista regionale, penso che l'ingresso della Croazia, molto più di quello della Slovenia, possa contribuire in qualche modo a rafforzare quello che è un percorso dell'allargamento, appunto, che si è col tempo un po' arenato. Dal punto di vista molto più delicato, se vogliamo, dei rapporti con la Serbia, la Croazia per il momento ha sempre detto che non ostacolerà l'ingresso di un altro paese della ex Jugoslavia, nonostante appunto i rapporti tra Serbia e Croazia, riguardo per esempio anche le reciproche accuse di genocidio presentate alla Corte di Giustizia Internazionale, non siano state mai ritirate, però diciamo c'è la volontà probabilmente di risolverle in casa. Dal punto di vista economico, la Croazia affronta questa nuova pagina di storia con delle evidenti difficoltà. La disoccupazione si attesta al 20% e sale fino al 51% quella giovanile. Il debito pubblico è in aumento rispetto agli anni precedenti e il PIL mostra una crescita dello 0,2% nel 2014, dopo anni di valori negativi. Il rischio è che la Croazia, per entrata nell'Unione Europea, debba già ricorrere al Fondo Salva Stati se non metterà in campo misure di austerity per far quadrare i conti. Ci sono una serie di riforme ovviamente che vanno a toccare soprattutto i cittadini. C'è stato l'aumento dell'IVA al 25%, ci sono stati licenziamenti nel pubblico impiego. Sono misure e riforme decisamente impopolari che sicuramente non piaceranno all'opinione pubblica, non piaceranno ai cittadini, contro le quali comunque la Croazia dovrà in qualche modo scontrarsi. La Croazia si trova così davanti a un bivio. Da un lato vede il rischio dell'inasprimento della crisi economica e dall'altro la possibilità di modernizzare le proprie istituzioni e rimanere ancorata al carro europeo. Per fare ciò ha un asso nella manica, il turismo. Le oltre 1.000 isole della Dalmazia sono una risorsa fondamentale per la crescita. Con una seria politica di ristrutturazione, l'attrattiva turistica del paese potrebbe aumentare ulteriormente. Resta così una domanda che troverà risposta solo nei prossimi anni. La Croazia si merita la 28ª stella?